Applausi al Polifonica Santa Maria delle Grazie, città di Canti Salentina. Grazie ad Emanuela e ad Elena. E vorremmo subito consegnarvi solo un pensiero floreale, delle rose a tutti voi per ringraziarvi per questo impegno. Volevamo anche citarvi uno per uno, ma siete tantissimi e il tempo credo non lo abbiamo per farlo per tutti. Ed ora chiamo subito il sindaco Massimo Como, il presidente della Caritas, la signora Bari, dove sta il sindaco? Da qui? Don Gerardo e Don Gigi. Intanto salutiamo il consigliere regionale Antonio Cuccoliero, che è arrivato mentre il coro eseguiva la consegna ora di un fascio e di un bouquet a te Emanuela e a tua figlia per questo straordinario, bellissimo impegno che ci vede protagonisti in questa città, vi vede soprattutto coinvolti in questa straordinaria capacità di abbracciare la musica e il canto. Don Gigi, prego, e Don Gerardo insieme ad Annalisa Bari. L'altro momento floreale a tua figlia, eccola qui, Elena sta dall'altra parte, deposizionata. Abbiamo una targa particolare che la Camera dei Deputati ha voluto dare alla direttrice del coro per i suoi ultra decennali, diciamo più di 20 anni, momenti di attività legata alla nostra città. È il sindaco che te la consegna, se Massimo riesce a leggere anche la dedica che è qui scritta, rappresenta un momento istituzionale del nostro paese, la Camera dei Deputati impressa su una targa particolare della istituzione più alta del nostro sistema istituzionale italiano. Camera dei Deputati di Roma, alla professoressa Emanuela Pellegrino, direttrice della Polifonica Santa Maria delle Grazie, grati per il lungo e generoso impegno profuso nella diffusione dell'educazione e della cultura musicale nel Salento. Io ringrazio moltissimo il sindaco, l'amministrazione, Don Gigi prima di tutti, Don Gerardo subito dopo, Annalisa e tutti, ma soprattutto tutti i partecipanti al gruppo, perché sono con me da 20 anni, cioè hanno fatto tanti sacrifici, e prima Don Gigi e poi Don Gerardo dopo di lui lo sanno, di prove, di passione, di impegno, oltre il lavoro e oltre tutto, e quindi è una targa che va assolutamente a tutti uno per uno, perché sono uguali in passione e in professionalità, tutti. Grazie. Don Gigi e Don Gerardo alla più giovane Elena Mignone, quest'altra targa che vorrei, chiedo scusa se passo davanti, vorrei farvi leggere insieme. Don Gigi è stato il fautore, Don Gerardo ha continuato questo impegno. Don Gerardo. Alla professoressa Elena Mignone, grati per l'impegno profuso a favore dell'istituzione polifonica Santa Maria delle Grazie, Campi 1 maggio 2007. Don Gigi, è partito con te questo impegno. E adesso continua, la cosa più bella è che continua. Io rimango sbalordito di questo tutto questo pubblico. Significa che, ecco, una istituzione come la Polifonica Santa Maria delle Grazie, una fra le tante, penso, istituzioni della città di Campi Salentina.